Uomini e donne anticipazioni, Gemma fa una sorpresa a Giorgio, studio sconvolto. Anticipazioni uomini e donne, Gemma organizza una sorpresa a Giorgio e chiede un ultimo bacio. Quest'oggi, 14 dicembre 2017, si sono registrate le nuove puntate del Trono Over. Grandissimi colpi di scena nello studio di Uomini e Donne. Dopo un video riassuntivo in cui si fa vedere cosa è accaduto la scorsa registrazione tra Gemma, Giorgio e Anna, la De Filippi manda in onda il filmato del post puntata. La dama di Torino è ancora convinta che Manetti non le sia del tutto indifferente e afferma con chiarezza che, se lui le dicesse di tornare insieme, lei non esiterebbe un secondo a dire di sì. Successivamente, un nuovo video mostra la sorpresa che la signora ha organizzato per il gabbiano. La donna è entrata nel camerino del cavaliere del parterre maschile e lo ha arredato con stelle e tanti altri dolci accessori e decorazioni. Giorgio resta stupefatto da tale sorpresa e ammette di esserne rimasto piacevolmente colpito. In studio si dà vita ad una discussione tra la Galgani, la Cipollari e non solo. Anche Marco Firpo dice la sua e non risparmia qualche battuta alla sua ex. Manetti entra in studio e ribadisce di essere rimasto colpito da ciò che ha trovato in camerino. In ogni caso, l'uomo sta andando avanti e ha conosciuto Maria Gabriella di 43 anni. Una signora del parterre femminile attacca il gabbiano per aver baciato Gemma nel corso dell'ultima registrazione, ma Maria precisa i dettagli dell'accaduto. Va così in onda il video del ballo tra Giorgio e la dama di Torino con l'audio acceso. A grande sorpresa si scopre che è stata proprio la donna a chiedere quel gesto a Manetti, un ultimo bacio e posso anche morire. Di fronte a tali dichiarazioni, gli opinionisti e il resto dello studio restano senza parole. Uomini e donne, Anna Maria viene smascherata dalla redazione del Trono Over. Tra Alfredo e Anna Maria non è andata a buon fine. Gianni è ancora convinto che la signora sia innamorata di un'altra persona che frequenta al di fuori del programma. Anche Maria è convinta della stessa cosa. L'opinionista annuncia che la redazione ha ricevuto le foto che mostrerebbero Anna Maria insieme ad un ex cavaliere del Trono Over. Lei nega, poi viene chiamato il diretto interessato che afferma di credere che la donna sia innamorata di lui.